Yeah. Another boys' night in. Sweet. Not now. I'm in the zone. Doritos. Yummy. Single player or multiplayer? Ciao amici, sapete che lo zio Bob cerca sempre di recensire terminali interessanti. La maggior parte delle volte sono top di gamma, ma in questi ultimi tempi mi state chiedendo molti terminali anche medio gamma. Se posso recensire anche dei terminali non solo da 800-900 euro, ma anche dei terminali che comunque funzionino bene, quindi li ho provati e do un mio giudizio personale, ma che siano comunque intorno ai 200-300 euro. Non per niente ho fatto, e vi invito ad andarlo a vedere, uno speciale sui terminali intorno ai 300 euro. Il terminale di oggi in Cina è un terminale cinese e in Cina ha battuto tutti i record di prenotazioni durante la fase di prevendita. Qui è il vostro Bob DJ Axe. E questa è la recensione dell'ETV One S X500. L'ETV è un brand cinese, abbastanza sconosciuto dalle nostre parti, ma che in patria sta ritagliandosi uno spazio molto importante, non soltanto grazie ad una piattaforma televisiva privata, vi faccio un esempio tipo Netflix, ma soprattutto grazie alla presentazione di una serie di dispositivi Android dal rapporto qualità-prezzo eccezionale e dai materiali premium. L'ETV One S, come dicevo, in Cina ha battuto tutti i record ed è facile capirlo. Ad un prezzo da fascia media, 200 euro circa, offre qualità costruttiva ed hardware da top di gamma. Allora ringrazio innanzitutto Grosso Shop per l'invio del terminale. La confezione, come vedete, è di chiara ispirazione Samsung. Scherzo, ovviamente. Apple. Ma facciamo molto presto a fare l'unboxing perché nella confezione c'è il telefono, ovviamente, questa manualistica che poi contiene il tupperello per rimuovere una nano SIM e una micro SD, alimentatore da 2A per la ricarica veloce e cavo USB Type-C, quindi unboxing già fatto. Il design di questo telefono è uno dei suoi punti di forza, veramente elegante, ottima qualità dei materiali. È tutto in alluminio, monoblocco di alluminio, colorazione gold, con solo queste due fasce in plastica per contenere le antenne. Ma veramente un bellissimo terminale. Sul fronte troviamo un bel display da 5,5 pollici, Full HD 1920x1080. Alta la luminosità e gli angoli di visualizzazione sono assoluti, buoni livelli del nero. Proviamo ad aprire il display tester, vi faccio vedere un po' i colori. E, come vi dicevo, è un bellissimo display. I colori sono vividi, buono il bianco, guardate il nero, il giallo. Veramente un ottimo display. Guardiamo un po' di foto. Guardate dei colori, vediamo un po' la luminosità, guardate come si alza la luminosità. Stiamo sempre parlando di un terminale che costa 200 euro, rendiamoci sempre conto di questo. Che bel rosso, veramente ottimo il display. Poi troviamo sempre sul fronte una fotocamera da 5 megapixel, il LED di notifica e i tre pulsanti qui sotto che sono retroilluminati. Adesso sì, si vedono.
e che rimangono retroilluminati per un po'. Ottima funzione. E che non tolgono spazio al display, perché come vedete i pulsanti sono sulla scocca, opzione che dovrebbero prendere da esempio anche altri produttori, perché mettendo ovviamente i pulsanti qua si toglie spazio al display, invece così il display rimane libero. Sul retro poi troviamo una fotocamera da 13 megapixel con flash LED e di lettore di impronte digitali fatto a specchio, molto bello, ma soprattutto veloce e riconosce sempre l'impronta. Siamo assolutamente a livello di Nexus 6P di iPhone. Poi abbiamo lato destro volume rocker e pulsante di accensione e spegnimento, lato sinistro abbiamo il carrellino per o una nano SIM e una micro, o una nano SIM e una micro SIM. Lato sinistro troviamo il carrellino per una nano SIM e una micro SIM. In alto troviamo il jack, troviamo la porta per il jack da 3,5 e la porta infrarosso. In basso speaker di sistema di ottima qualità e porta USB Type-C e qui abbiamo il microfono. Vi faccio vedere lo sblocco. Come vedete, appoggio il dito e il telefono si sblocca. Il telefono è dotato del processore MediaTek Helio X10 Turbo, codice MTK6795. Comunque, sappiate che è il nuovo processore MediaTek, più veloce del predecessore, con 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno. È un telefono dual SIM, potete inserire una nano SIM e una micro SIM. Non ha l'espansione di memoria, quindi vi consiglio di acquistare su Grosso Shop la versione da 32 GB. Che dire, il telefono è sempre fluido e non presenta impuntamenti. Grazie anche alla ROM installata direttamente da Grosso Shop e chiamata BB72, è il nome deriva da colui che l'ha sviluppata. E secondo me arricchisce il terminale e gli dà un plus non indifferente, perché toglie tutti quei software cinesi inutili, almeno per noi occidentali, ed inserisce una serie di features molto più vicine al nostro modo di vivere. Quando acquistate un terminale cinese, vi trovate il terminale pieno zeppo di software o comunque anche di rilanci, cioè che aprite un'app e vi rilancia a dei siti cinesi, comunque degli store cinesi che non servono assolutamente a nulla. Grosso Shop cosa ha fatto? Ha tolto la ROM cinese dell'ETV 1S e ha inserito questa ROM di BB72 che è ancora in fase beta ma che funziona alla grande, che è molto più vicina ai nostri gusti. Ad esempio potete scegliere il launcher, potete scegliere Action Launcher 3 oppure Google Launcher. La batteria è da 3000 mAh e ci fate tranquillamente una giornata di utilizzo intenso, senza grossi problemi. È dotato poi di tutti gli optional di cui sono dotati i top di gamma, che costano ben di più, quindi a GPS GLONASS, Wi-Fi a BGNAC, Bluetooth 4.1, c'è il sensore infrarossi e caschetta MAZ. Ora passiamo alle foto, proviamo a fare la nostra solita foto. E poi ve la farò vedere sul vostro display. La guarderemo qui insieme, però vi farò vedere la foto anche e soprattutto sul vostro display, perché come mi è stato giustamente fatto notare, ogni display ha le sue caratteristiche, ogni display del terminale ha le sue caratteristiche. Quando la luce è buona, guardate i pelucchi sopra il tappo, secondo me questo terminale fa delle buone foto. Io qui mi trovo un po' in disaccordo con altri recensori
che hanno già recensito il telefono, che praticamente hanno schifato la fotocamera. Secondo me non è assolutamente una brutta fotocamera. Ovvio che con scarsa luce le foto non sono al massimo, ma questo succede anche con altri telefoni da 800 euro. Quindi quando c'è poca luce il rumore aumenta, ma stiamo parlando di un telefono da 200 euro, quindi secondo me la qualità è buona, la qualità delle foto è buona e il software è molto completo e permette di operare su molteplici opzioni. Vi faccio vedere. Vabbè, foto, video, panorama o slow motion, oppure andando in impostazioni abbiamo la possibilità di contrasto, nitidezza, saturazione, selezionare l'ISO a quale vogliamo fare la foto, cosa che su molti altri telefoni non c'è. Quindi io promuovo la fotocamera del LTV1S. È ovvio che non gli do 10 alla fotocamera, ma non gli do neanche 5, insomma. Se dovessi dare un voto alla fotocamera gli do assolutamente un 6,5. Il flash lavora molto bene e ovviamente quando c'è poca luce interviene il flash e le foto vengono col flash in maniera soddisfacente. I giochi girano senza problemi. Real Racing 3, ve lo apro, gira senza problemi. Il processore fa il suo dovere. Vi faccio anche sentire l'audio. Questo MediaTek Turbo X10 secondo me è uno dei migliori processori rapporto qualità prezzo che ci siano attualmente sul mercato. Ovviamente non ha la velocità del Kirin 8, ma sentite anche l'audio come è forte. Guardate il dirigibile, le nuvole, lo specchietto con i dettagli. Come vedete il gioco è fluido, anche qui che ci sono gli effetti particellari. Non ci sono grossi cali di frame rate, assolutamente promosso. I video vengono girati in Full HD, sono buoni, non ci sono problemi di nessun tipo. Buona anche la navigazione web, vi faccio vedere, apriamo Chrome. Andiamo sul sito del Corriere della Sera, guardate. Navigazione assolutamente, adesso sta ancora caricando la pagina, ma la navigazione è assolutamente buona, sta ancora caricando, leggero ritardo, sì, ma questo è dovuto a Chrome. La navigazione non ha assolutamente problemi, nessun problema anche nell'audio, vi faccio sentire. Ottimo l'audio, ben equilibrato. I bassi della chitarra si sentono. Nessun problema, anche nell'audio in capsula ci sentono e sentiamo bene anche in luoghi affollati. Ricordatevi che manca la banda 800, quindi occhio. Concludendo, amici, ho comprato da Grosso Shop per 229 euro con spedizione dall'Europa questo terminale. Spedizione dall'Europa su Grosso Shop significa che non ci sono costi di dogana e la consegna avviene in 24-48 ore. Io ho ordinato il terminale
martedì, il giovedì avevo il terminale. Buona autonomia, buone foto, ottimi materiali, ottimo il lettore di impronte e ottima anche la ricezione. Io ricevo due tacche LTE nel bagno del mio ufficio, che sapete che è il mio benchmark. Ovviamente, ragazzi, il tutto sempre rapportato al prezzo di vendita, non dimentichiamolo mai. Cioè, questo terminale costa, per fare un esempio, un quarto di un iPhone o un terzo di un Samsung. Poi un plus non indifferente, come dicevo, è la ROM di BB72, che è una bomba secondo me e si avvicina molto di più ai nostri gusti. Chuck, cosa ne pensi? Chuck Norris approved. Amici, anche per oggi ho concluso. Innanzitutto vi volevo ringraziare per il supporto che mi state dando sia su Facebook che su YouTube. I miei video sono visti da decine di persone, adesso non voglio fare lo sborone, e quello che voglio dire è che sento veramente che sta nascendo una bellissima community. Saluto Massimiliano e Valentina, che gliel'avevo promesso. Ciao ragazzi, più siamo, più riusciamo ad ottenere degli sconti, delle promozioni, dei coupon e riusciamo a farci sentire. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare mi piace sotto al video se vi è piaciuto, condividerlo, e qui faccio un altro ringraziamento a tutti quelli che hanno condiviso la mia recensione del Mate 8, che ha superato le 12.000 visualizzazioni in 5 giorni. Grazie ragazzi, grazie amici. Collegatevi con la mia pagina Facebook per essere aggiornati e per vincere i gadget che puntualmente metto in palio, e cliccate mi piace sulla pagina Non Entity. Senza i Non Entity tutto questo non andrebbe in onda. Io vi saluto, vi magnetizzo e vi dico Non Entity, Heart Energy.